Buongiorno ragazze, come state? Ho i capelli tutti belli che schiacciati perché ho messo il berretto per la cervicale. E niente ragazze, sono stata in farmacia, poi sono stata al mercatino e poi siamo andati, perché io ho quasi tutto davanti casa, a Ipercarni. E per andare a prendere una bottiglia di latte abbiamo fatto quasi quasi tutta la spesa completa. Adesso vi giro la fotocamera e vi faccio vedere le piccole cose che abbiamo comprato, così per dare spunto a qualche vostra spesa o che sia mai vi do un'idea. Io ho comprato alcune novità, ma vediamo un po' se sono buone. Adesso giro la fotocamera e vi faccio vedere. Allora ragazze, questa è la spesa che io ho fatto a Ipercarni. Vi mostro che cosa ho comprato. Allora, per prima cosa ho comprato del basilico, questo qua io lo uso quando faccio il sugo, ci metto una bella fogliolina e profuma il basilico una meraviglia. Poi ho preso questi involtini alla romana che sono pieni, non so come sono, questa è la prima volta che li compro, pagati 4,03 euro, vedremo come sono. Poi ho preso questo vicinet per il bagno, io lo metto dentro e devo dire che azione completa, schiuma super pulente, efficace igienizzante, profumo continuo. Poi laggiù ho preso delle crocchette di patate. Sapete il mio amore ragazze per le patate, io le amo in tutte le maniere, in tutti i gusti, mi sono prese le crocchette che da una vita che non le prendevo. Poi ho preso dei baci di dama, mai assaggiati, li voglio assaggiare, ma non mangiarli tutti in una volta, capiamoci, sapete io sono una golosona ragazze. Poi mio marito ha preso dei mini cornetti, il fresco fresco, questi qua per farci colazione, che sono veramente veramente buonissimi. Poi abbiamo preso dei crissini e torinesi super friabili della Consiglia, presi prima volta, questi sono all'olio d'oliva, è da una vita ragazze che non le mangio. Poi laggiù mi sono presa quattro confezioni di salmone norvegese. Io praticamente ragazze questo me lo faccio in insalata, me lo faccio a dadini, gli metto un po' di olio, un po' di pepe e ci stringo del limone e l'insalata è pronta. Io mi piace un sacco ragazze proprio, ma ci posso anche cucinare con questo, eh. Poi, sempre in ambito di pesce, abbiamo preso questi anelli alla romana. Questi qua, prima volta, la marca è Acquario Alimenti Surgelati. Vedremo come sono. Mio marito piace. Ma vedrò quanto sistema la friggitrice d'aria e i fagli lì dentro. Poi ho preso questo sugo già pronto, sugo pronto alle vongole, così per quando vado di fretta devo uscire o devo pulire a casa e non ho tanto tempo da mettermi davanti alla cucina, con un sugo di così il pranzo è pronto e servito. Poi abbiamo preso anche questo misto mare surgelato fritto, che ci sono gamberetti ed anelli, questo li ha preso mia madre, eh sì, mia madre, mio marito, volevo dire, sempre della marca Consiglia. Ecco qui. E niente ragazze, vedremo come sono. Poi ho preso un altro sugo, però questo per spaghetti e risotti, cioè risotto, e devo dire che è bello grande ragazze. Niente, per fare un semplice risotto è bello che è pronto. Io con questi mi ci trovo benissimo, sempre della marca Consiglia. Poi sempre della marca Consiglia ho preso anche dei filetti di platessa, dato che si stanno rovinando i pomodorini, ho detto va, mo li prendo così me la faccio. Ce n'è una bella bustona ragazze. Poi mi sono presa due pizze, le mie solite pizze non ci stanno, ho preso queste due pizze della Buitoni al prosciutto, ce ne stanno due e niente, mi farò una pizza di queste qua sempre per la sera, per quando non si ha voglia di cucinare. Poi ho preso, c'erano due tipi, c'erano questi alici marinate e con prezzemolo, e poi c'erano le alici, quelle là piccanti. Ha detto mio marito, prenditi queste che tu col piccante non ci vai d'accordo, ed è vero, mi affogo. Poi ho
preso questo CIF sgrassatore aceto bicarbonato che sto amando tantissimo. E niente, e rimuove anche il grasso più ostinato. Devo dire che mi piace un sacco anche il profumo che c'ha. Poi ho preso le mie pagliettine al sapone di limone, al sapone, al sapore, insaponate praticamente al limone. Ragazza, mi sto intertagliando. Vabbè. Queste qua avete capito, ogni tanto io le uso per fare anche il piano cottura e mi piacciono tantissimo, è da tanto che non le trovavo, non le compravo. Poi ho preso queste patatine qua della McCain, questo tipo qui, che si possono fare anche al forno, ma vediamo con la friggitrice, possiamo sbizzarrire. Mi sono presa una bottiglia di latte Zimil, il mio solito, senza lattosio. Laggiù abbiamo preso due bottiglie della Fanta, ho preso una confezione di vaschette senza coperchio, queste qui io per riscaldare nel forno ci vado benissimo, ci metto le alette, qualunque cosa, anche il pesce. E poi abbiamo preso proprio in extremis, quando non ce la faccio a lavare i piatti, i piattini bio in plastica riciclabile. Bene ragazze, questa è tutta la mia spesa fatta a Ipercarni. Adesso io, ragazze, vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo a piccolo al prossimo video. Ciao! Buon pomeriggio ragazze, come state? Tutto bene? Allora, io sono in cucina. Come vedete, il disastro laggiù, che abbiamo finito di pranzare. E niente ragazze, vediamo di fare qualche video. Io non vi dico che farò i vlogmas, perché sapete già che per farli li dobbiamo fare tutti i santissimi giorni e io non credo di essere capace di farli tutti i giorni, prima di tutto perché con la mia schiena devo un po' alternare e riposarmi, però le pulizie si fanno. Qui in cucina ancora non ho addobbato, perché oggi mi è arrivata la piccola penisola che andrò a mettere laggiù, poi vi farò vedere quando sarà finita, quando sistemerò la cucina. E niente, adesso faremo le solite nostre pulizie di tutti i giorni, quelle che si fanno dopo aver pranzato, che chi come me non ha la lavastoviglie si ritrova sempre i piatti da lavare. Andiamo a sistemare un po' la cucina, un po' di qua, un po' di là, e niente. Il bagno l'ho fatto ieri, non lo faccio oggi perché poi tanto pomeriggio, se io pomeriggio mi dovrò fare la doccia e si sporcherà di nuovo, lo farò domani mattina, così il bagno sarà bello che pulito. E niente, credo che la penisola la monteremo sabato, io e mio marito. E niente, non vedo l'ora di sistemare qui, non vedo l'ora di vedere come posizionare i miei elettrodomestici, perché mi dà fastidio vedere la friggitrice buttata sul letto. E niente ragazzi, adesso lo appoggio sul cavalletto e facciamo le pulizie insieme. Mi tolgo questa giacchina, perché se non so fare niente, e riordiniamo insieme.
Thank you.
Ho deciso per la non eliminazione non per farlo passare dietro, ma perché sono talmente incattivo sul fatto che tutta la mia squadra si è detto, ho obbligato tutta la mia squadra, ho obbligato vada fuori questo piano, per cui interessante, magari voi date subito. Comunque, ho deciso per una della mia squadra di chiudere. Mi scrivete molto generali, molto generali, meno e più, su cosa pensano di voi quelli del top, cosa pensano di voi quelli dei social, i commenti dell'Insta, e bene, le ho pulito la cucina tutta quanta. Avete visto, ho cambiato la tovaglia, ditemi se vi piace, eccola qui, guardate che carina, è bella, lascerò questa per Natale, li metterò un liner di quelli lunghi e ci metterò poi un qualcosina, poi vedrete, per adesso non sistemo ancora. E niente ragazzi, ho lavato tutte le portelle della cucina, guardate come luccicano, ho fatto sia sopra che sotto, vabbè che io la faccio tutti i giorni sotto, sopra una volta a settimana, ma giù la faccio tutti i santissimi giorni, il mio lavandino e niente ragazze, cucina riordinata. Come vedete qui ragazze, mancano i centrini perché dobbiamo sistemare, quando sistemerò addobberò tutto per Natale, infatti non ho messo niente, l'avevo lavati però non li ho messi, tanto metterò quelli rossi. Bene, andiamo a piegare i panni ragazze.